Giovanni credo che c'è per circa 20 anni si occupa di collane per copertine di dischi, per La voce del padrone e poi per La ricordi. Queste copertine valgono come dipinti che vengono posizionati nella libreria mentre il disco ruota, gira in un colloquio perfetto tra ordine e disordine, o meglio, il disordine all'interno dell'ordine. Sono modalità diverse, ma tutte, come si vede, giocate sui colori primari, addirittura essenziali, il bianco, il nero e il rosso, la quadratura delle indicazioni dei brani e degli esecutori e delle stesse fotografie rientrano in questa griglia di bellezza. Nella prima parte degli anni 50 insiste sull'elemento geometrico, direi che in un certo senso corteggia continuamente l'elemento quadrangolare. Negli anni 60 invece metterà più in evidenza l'elemento melodico e fantastico della musica, cioè il disordine. Creerà, dopo queste due stupende copertine in cui la complessità matematica rasenta l'entropia senza mai diventare tale, negli anni 60-70 le copertine hanno un elemento visivo come dei veri e propri stemmi mentali e visuali che sottolineano l'elemento sonoro, melodico dei brani. Bisogna fare attenzione a una cosa, perché sono straordinarie come lezioni, perché saranno le due strade che percorreranno tutte le copertine per dischi, ma direi soprattutto perché ogni volta la scelta della forma, delle forme, si ispira al brano stesso. Questo sarà un altro degli elementi che verranno ereditati dagli altri illustratori. Dunque, in Munari è un continuo ragionare sull'ordine e il disordine come una delle forme del sublime dell'esistere, all'interno del quadrangolato del disco, senza mai dimenticare che nel momento in cui io poi lo faccio vivere il disco, ho l'elemento circolare che ruoterà 33 giri, che ruoterà e che costituirà una vera e propria colonna. Lui parla ovviamente ogni volta di una cupola, cioè come se il disco fosse tecnologicamente la base di una chiesa a pianta centrale e la musica che emana è la cupola che crea questa pianta centrale. L'altro grande, secondo me forse insuperato, illustratore, o meglio, esplicatore di dischi è stato molti anni dopo, per cui una generazione seguente, quasi due generazioni seguenti, Luigi Dirri come fotografo. Anche lui cura delle collane di musica classica, un po' come il corrispettivo di Munari, ma le interpreta in tutt'altra maniera. Intanto dobbiamo dividere in Dirri tra la produzione classica e la produzione di musica pop e leggera. Comincerei da questa, quella pop e leggera. Dirri dice una cosa nelle sue lezioni di fotografia: le buone, ottime possibilità economiche del mercato della produzione di dischi e incisioni di musica popolare in realtà si scontra con dei limiti fortissimi di indicazioni per le copertine dei dischi. E cioè nel momento in cui lui deve fare, spesso in questo settore per amici, dunque con un discorso di affinità elettive, una copertina, la casa discografica ha un diktat: ci deve essere copertina e ritratto dell'artista. Non ci sono altre varianti, non puoi sbizzarrirti né creare delle soluzioni diverse. Direi che molti dei dischi per amici, cantanti, per complessi, di musica di ricerca contemporanea, pop, leggera, di qualsiasi genere, sono tentativi di Dirri di sfuggire a questo dettato e di inventarsi un ritratto, chiamiamolo sovversivo. Ad esempio, prendiamo Stadio, puoi fidarti di me, questo disco, la copertina è di Dirri. Cosa ha fatto Dirri? Ha ubbidito all'indicazione perché abbiamo il volto, ma il problema è che il volto è la combinazione dei quattro componenti la band che costituiscono un volto inesistente, non identificabile,
il diktat delle case discografiche perché deve essere identificato il gruppo, identificabile subito il cantante, e inventa un volto che è una sintesi di amicizia, e cioè dell'affiatamento musicale, avendo pienamente disubbidito all'indicazione. Questa invece è una delusione di Irvi. Perché? Perché l'idea di questa copertina Bugie per Dalla era di utilizzare l'apparizione della epifanica del volto di una persona nella camera oscura, che avviene capovolta, cioè nella camera oscura noi risultiamo capovolti, cioè a testa in giù. Dunque la sua idea era questa copertina, che è stata a livello punitivo messa come retrocopertina. Ghiri l'avrebbe voluta per tutto il disco, cioè immaginare che questo, con le scritte dritte, doveva essere il disco, e cioè la prima apparizione dell'immagine fotografica. Non gli è stato concesso, ha mantenuto semplicemente la griglia che ricorda quella operazione, ma ha dovuto soggiacere agli ordini commerciali ed economici. Ecco, questi sono due esempi dove lui ubbidisce le regole e cerca di farle saltare, eliminarle, cercando altre strade, come sarà per Luca Carboni, che fa un ritratto che non è un ritratto, perché sono disegni di disegni. La piena libertà la raggiungerà quando il disco è di ricerca, come per, lo vediamo qui, per il disco, uno forse delle operazioni più belle, CCP, dove decide, sentendosi libero, di dare la dimensione della sala di registrazione e dello spazio ricavato dalla villa e le cappelle e gli ambienti, e crea un'idea familiare per chi conosce Birri e la musica, e cioè non la dimensione della persona, ma la dimensione dello spazio. Infatti direi che la genialità di Birri nelle copertine di musica classica è aver compreso una cosa. Cioè ci danno un'indicazione, queste copertine nascono da un limite economico, non poteva immaginarsi di creare delle immagini appositamente, doveva utilizzare immagini già sue e combinarle con il brano musicale. Dunque prima di tutto c'è un abbinamento, ma soprattutto c'è un elemento straordinario in queste copertine di Ghirri, che come vedete ancora una volta, come si vede, stanno nella dimensione magica del quadrato, ed è quella di farci comprendere che l'esperienza musicale non è, come si potrebbe credere, solo o soltanto un'esperienza del tempo, ma è un'esperienza dello spazio. Le copertine di Ghirri, queste copertine di Ghirri, cercano di farci comprendere che la memoria e l'ascolto della musica nel momento in cui si perde del nulla se non nella memoria, costruisce un edificio, e cioè un elemento di architettura, paesaggio e architettura. Le copertine musicali di Ghirri sono in realtà dei paesaggi sonori, o meglio, educano a un ascolto che sia la percezione e l'appropriazione, dopo il brano ascoltato, di un luogo da abitare.